Mal di testa in gravidanza. Cos'è? Perché viene? Quindi quali possono essere le cause e cosa fare per curarlo in gravidanza? Bene, queste sono le domande cui risponderemo in questo video, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo. Io sono Matto Silva, osteopata specializzato in ambito pediatrico. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi, di un terzo in arrivo ed ostetrica che accompagna le donne e le famiglie lungo tutto il percorso nascita. Trovate tutti i nostri videocorsi, tra cui il videocorso preparto multidisciplinare, il videocorso sullo sviluppo motorio del bambino e tantissimo altro sui nostri siti web dottorsilva.com e mattosilvaosteopata.com, insieme ad altre decine di videocorsi. Detto ciò, entriamo nel vivo dell'azione, Mary. Quindi, mal di testa in gravidanza. Mal di testa in gravidanza, sappiate che è estremamente diffuso, molto più di quanto immaginiamo, quindi cerchiamo di mettere ordine in questo quadro comunque molto complesso. Il mal di testa, cioè la cefalea, può essere di tantissimi tipi diversi in base alla localizzazione, in base ai sintomi e ovviamente si può originare tramite tanti canali diversi. Che cosa può succedere? Più tipicamente le donne che già soffrivano di cefalea pre-gravidica vanno incontro ad un peggioramento di questo quadro per via del cambio ormonale, per cui c'è tutto un altro assetto che tipicamente nella prima parte della gravidanza aumenta un po' queste cefalee. Di solito vanno migliorando nella seconda metà della gravidanza, quindi nota positiva. Se però vi trovate di fronte a una cefalea ingravescente, cioè che non migliora e magari anche accompagnata da offuscamento della vista piuttosto che alterazione del quadro visivo, prima cosa che dobbiamo fare provare la pressione arteriosa, perché dobbiamo escludere che ci sia una pressione troppo alta, e uno dei primi sintomi della pressione alta è proprio il mal di testa, situazione che ovviamente in gravidanza non ci piace e che ci richiede un controllo in tempi rapidi. Oppure può avere anche un'origine del tutto diversa. Sì, una volta escluse bandierine rosse come quella della pressione che ci possono far pensare a un quadro più problematico, molto spesso, fortunatamente, il mal di testa può essere di carattere muscolo-tensivo. Cosa significa? Significa che delle contratture a livello della muscolatura del collo, soprattutto nella regione cervicale alta, o nella muscolatura a livello masticatorio, ad esempio a livello del massetere, ma anche a livello del temporale, quindi a livello delle tempie, proprio per un'anatomia molto vicina ovviamente alla testa e per una parte anche di innervazione condivisa, possono dare mal di testa, quando questa muscolatura ovviamente è contratta e quando queste articolazioni sono un pochettino rigide. Molto spesso c'è già un substrato nelle donne che soffrono di cefalea muscolo-tensiva in gravidanza, quindi già magari hanno avuto degli episodi un pochettino di mal di collo precedentemente, magari fanno dei lavori molto sedentari in cui vai a sovraccaricare la muscolatura cervicale o la parte oculare, o chi magari bruxa e digrigna, chi mangia le unghie. Quindi tutti quei sovraccarichi a livello del collo, delle spalle, ma anche della muscolatura masticatoria, che poi durante la gravidanza magari possono, come dire, arriva la goccia che fa traboccare il vaso e poi ti viene quella cefalea che magari hai sempre avuto un pochettino sopita, ma scaturisce proprio in gravidanza. In questo caso che cosa fare? Semplicissimo, o meglio, super efficace, rivolgetevi a un osteopata, perché molto spesso andando a decontrarre, quindi a massaggiare, a rilassare tutta la muscolatura della parte alta della schiena, la muscolatura cucullare, la regione cervicale media e suboccipitale, si va a risolvere completamente la cefalea, quindi il mal di testa muscolo tensivo, quindi dovuto a una tensione, a una contrattura della muscolatura del collo, ma anche a livello temporale. Molto spesso, ad esempio, la muscolatura temporale irradia a livello dell'occhio in questa regione anteriore, la parte posteriore irradia sia posteriormente sia un pochettino in generale in tutta la testa. Non voglio entrare nei dettagli delle, come dire, delle varie tipologie di cefalea muscolo-tensive, quello sarà di carattere osteopatico e ci penseremo noi, non preoccupatevi, ma ovviamente volevo parlarvene in maniera approfondita. Detto ciò, grazie mille Mary per tutte le informazioni che ci hai dato, è stato un piacere creare questi contenuti informativi per voi, vi chiediamo di lasciare un like a questo video, di venirci a trovare sui nostri siti web con tutti i videocorsi per favorire il migliore sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!